Eccoci. Allora, buonasera. Salve a tutti. Eccoci per un'altra serata molto interessante. Essendo noi un centro olistico, ovviamente stasera volevamo parlare un po' di discipline olistiche. Quindi abbiamo chiamato un operatore che ha collaborato anche con noi quando facevamo le serate del benessere. E quindi adesso io lo faccio entrare, lui si chiama Daniele Cavallini ed eccolo qui. Ciao Daniele. Ciao, buonasera a tutti. Bene, Ciao Daniele, come stai? grazie. Allora, Come stai? grazie di essere bene, grazie anch'io. Grazie di essere qui, ovviamente. Grazie a te del tempo. Ti ho invitato perché ti conosco, sei un grande professionista. Quando abbiamo fatto le serate eri il più gettonato e quindi ho detto voglio parlare un po' con lui delle discipline che lui ha studiato, ovviamente. Quindi tu sei un massoterapista, Sì. fai Esatto. cranio sacrale, yoga, meditazione, vipassana. Insomma, non ti sei fatto mancare niente, diciamo, Beh, diciamo sì, che sono tutte attività che ho sempre desiderato approfondire negli anni e sono riuscito in qualche modo, anche superando diverse difficoltà, a poterle studiare, perché a volte certo. si dà un po' per scontato, no, che riuscire a studiare queste discipline sia semplicemente un atto di volontà, ma no. E spesso si contrappongono delle forze esterne che a volte ci mettono veramente a dura prova, mettono a dura prova soprattutto la nostra forza di volontà, veramente da dove viene questa spinta interiore che ci spinge a voler fare, nel mio caso, l'operatore olistico, ma in qualunque altra, anche vale per qualunque altra attività nella vita. Com'è nata, Daniele, questa tua passione, diciamo, per le discipline olistiche? E a che età, per esempio? Guarda, la cosa divertente è che rileggevo, perché tengo un diario dove scrivo i miei pensieri, no? E rileggevo l'altro giorno un pensiero che ho scritto qualche anno fa, quando vivevo a Lisbona, e praticamente su questa parte del diario racconto di come da bambino a casa dei miei genitori fosse frequentata da personaggi orientali che venivano dalla Cina, dall'India. Ma Non so, veramente? sì, ma non sicuramente perché mio padre o mia madre fossero così interessate all'Oriente o alle discipline orientali, tutt'altro. Loro anzi volevano che io fossi che lavorassi nell'azienda di famiglia, cosa che poi invece io ho Ovviamente hai scartato subito. esatto. Però venivano questi personaggi dall'Oriente che ovviamente lavoravano nel settore in cui lavoravano i miei genitori, è stato lì che per la prima volta mi sono interessato all'Oriente, perché io disturbavo questi signori, no? Chiedendogli, ero già, insomma, un bambino dell'elementare, no? Così, quindi chiedevo: mi fate vedere come si scrive in cinese, come si scrive mio nome in indiano. E quindi passavo il tempo così, ho il primo sanscrito, l'ho letto da bambino. Ma pensa. Poi dopo, diciamo che mi sono avvicinato prima di tutto, cioè prima ancora della scuola di naturopatia, prima ancora dello Eh sì, yoga. perché sei anche naturopata, ovviamente. Sì, ho fatto la scuola di naturopatia, ma quello che mi ha portato ad iniziare un percorso di lavoro su me stesso, di ascolto, di autoconoscenza, è stata sicuramente la meditazione. Quindi hai cominciato con la meditazione. Ho cominciato con la meditazione, sì, E ho quella è cominciato stata con la la tua meditazione. ricerca interiore, diciamo, il tuo primo approccio alla ricerca interiore, se così si può dire, no?
Esatto, questo è stato il mio approccio proprio perché sentivo un bisogno all'età circa di 20 anni, di conoscermi meglio, sentire che c'era qualcos'altro oltre la vita, diciamo, vissuta, la routine che Certo. stavo vivendo. E non mi ricordo nemmeno come, ma per caso, a Firenze, che non cioè, casa dei miei genitori non è a Firenze, noi stiamo in un paese vicino a Firenze, a Samignato, però a quell'età frequentavo Firenze e notai un tempio buddista prime volte andavo lì, era sempre chiuso. Però non mi sono arreso finché una volta l'ho trovato aperto e sono entrato È lì e entrato, ti ha ho visto, affascinato. ah sì, ho respirato quest'aria, questa calma, questa pace, questa tranquillità che trasmettono i monaci buddisti. Buddisti. E quello veramente è stato il primo amore che mi ha veramente acceso qualcosa nel cuore. E ho sentito lì una grande speranza, come dire, una via che porta, Che poteva portarti a qualcosa di più. che potevo iniziare a percorrere, ecco. Certo. E quindi la meditazione la prima, poi invece la massoterapia, per esempio. Ecco, la massoterapia, per esempio, è l'ultima. Ah, Cioè, ecco, quindi quindi, la prima e l'ultima. per chiudere, diciamo, il cerchio, perché Quindi la la massoterapia. cranio sacrale, il penultimo allora. Sì, esatto, la cranio sacrale è penultima, perché diciamo che la massoterapia l'ho fatta perché sono sempre stato, ho fatto un percorso di 2 anni a Milano, conclusosi nel 2019, e perché in realtà ho sempre fatto i massaggi, solo che volevo prendere un diploma che riconoscesse in Italia questa figura in maniera legale, no? Perché io ho sempre fatto massaggi. Perché vale credo la pena di aprire una parentesi sul fatto che sono stato diverse volte in India. Infatti quello volevo dire. Sì, in India inizialmente non avevo fatto i corsi di yoga perché inizialmente non era entrato nella mia visione lo yoga, ma frequentavo i corsi di massaggio. Che in India sono tantissimi, c'è una grandissima offerta, sono anche a buon prezzo, tra l'altro, e gli insegnanti sono molto bravi perché generalmente chi insegna un corso di massaggio in India sono medici, che utilizzano il massaggio come uno strumento terapeutico vero e proprio. Terapeutico. Esatto, e lo utilizzano veramente. Che poi, tra l'altro, io essendo molto legato anche al buddismo. E praticamente c'è tutta una parte del nord dell'India dove la maggior parte degli abitanti sono tibetani. E quindi con loro poi ho seguito dei corsi di massaggio tibetano, che è anche molto interessante. Bello. Sai che l'ho fatto io, Daniele, il Ah sì, massaggio tibetano. Mi è molto piaciuto tantissimo. bello. Ah. È stato stupendo. Raccontami Ma come l'hai. ero alle terme e mi hanno proposto di fare questo massaggio tibetano. E quindi io penso che volevo un bambino e non rimanevo incinta. E niente, dopo il massaggio tibetano che ho fatto, dopo un po' di tempo ho scoperto di essere incinta, quindi cioè, per me è stata una cosa proprio un bel ricordo, tra parentesi, visto il risultato, ecco. Wow, questa è una grandissima storia, secondo me. Sì. Cioè, Sì. una storia magica. Sì, magica, devo dire magica per me, quindi adesso che lo stai dicendo, di pure. Nel frattempo, mentre parlavi, ovviamente ti ascoltavo attentamente.
Però stavo cercando anche di condividere sulla nostra pagina Facebook Mi hai fatto la questa bene. diretta. Cerco di concludere Sei questo per riuscito? il futuro. Sì, un attimo solo che dovrei avercela fatta. Bene. Allora, vediamo qua. Ecco, perfetto, ci siamo. Benissimo. Pubblica. Ok, perfetto. Sono stato E abbastanza invece, veloce. bravo, del cranio sacrale, invece cosa ci puoi dire? Cranio sacrale, diciamo che è una delle tecniche di lavoro con il corpo che utilizzo maggiormente. Io ho frequentato la scuola di Bologna, il centro di biodinamica cranio sacrale di Bologna, e ho fatto con gli insegnanti, con gli istruttori Paolo Casartelli e Elisa Gennari, sia il percorso da studente, che poi ho ripetuto per altri 5 o 6 anni i percorsi, facendo assistente al corso. Quindi questo mi è servito proprio per approfondire tanto questa disciplina. È una disciplina che nasce dalle intuizioni del dottor Sutherland, che aveva visto, studiando il cranio, che il nostro cranio è come se respirasse come le branchie di un pesce. E diciamo, questo respiro, ecco, tutto gira intorno a questa respirazione, no? Questa respirazione che è chiamato sistema respiratorio primario e si differenzia dal sistema respiratorio polmonare, cioè quindi non coincide con il respiro polmonare, ma è un altro tipo di respiro. Ma come il sistema respiratorio polmonare si compone da due fasi, l'inspirazione e l'espirazione. E attraverso questo c'è come un movimento durante c'è un movimento di risalita, diciamo, e allargamento del corpo e di tutti gli organi, e poi c'è un movimento di discesa e di restringimento. Cioè si espande, gli organi si espandono e sale questa marea, perché viene definita anche una marea, e poi dopo scende e si restringe. E, quello che I succede. benefici di fare questo trattamento, quali sono? Diciamo che questo trattamento è un trattamento che lo trovo molto utile perché si rimane, diciamo, come pazienti, come clienti di questo trattamento in una fase di ascolto di se stessi e quindi si affina sempre di più la capacità di ascoltarsi e quindi ascoltarsi nel corpo. Ma come sappiamo, quindi oltre ad ascoltare le sensazioni fisiche che arrivano nel corpo, noi diciamo che ci interessiamo di discipline olistiche, sappiamo che, come dice proprio la parola olismo, ci interessiamo non soltanto del corpo fisico, ma anche del corpo mentale, del corpo delle emozioni e della parte spirituale. Il trattamento di cranio sacrale è un trattamento olistico. Molto più di un massaggio, perché se un massaggio, se vogliamo, va soltanto sul piano fisico o volendo sul piano magari mentale di rimbalzo perché provoca una sensazione di benessere, Benessere. ma il trattamento di cranio sacrale è proprio olistico puro perché possiamo andare a percepire i vari campi energetici del Energetici. esatto, che sono comprensibili per chi ascolta, quindi per l'operatore che si pone in una situazione di neutralità. Io prima di fare un trattamento craniosacrale ovviamente faccio una meditazione per pulire il campo e poter entrare in ascolto della persona che è sdraiata davanti a me con un campo di ascolto puro.
Ed è un contatto molto sottile, quindi non si va a manovrare i tessuti, ma si rimane in contatto con le strutture del corpo e si percepisce in queste strutture qual è, diciamo, lo stato di salute. Mi hai chiesto quali sono i benefici? I benefici, in realtà, il bello di questa tecnica è che non ci si concentra sulla malattia, non ci si concentra su il disturbo, sulla problematica, ma ci si concentra sempre sulla salute, cioè le energie, le forze della salute. Ed è queste che, una volta individuate, una volta sentite e percepite, le facciamo emergere e le portiamo alla coscienza della persona che è sdraiata. E in questo caso la persona si alza e sta benissimo perché Infatti ricordo che piaceva riconquista. tantissimo quando lo facevi, quando lo praticavi nelle serate che facevamo di massaggi, erano tutti molto entusiasti, molto contenti e ricordo che c'era un sacco di gente che voleva farlo, quindi Dobbiamo ripetere allora. sì, perché così me lo fai anche a me, capito? Infatti è vero, non ci fu tempo quella Perché sera alla perché fine non facevamo c'è stato mai il tempo per noi. È vero. è vero, ci occupiamo sempre molto degli altri e dovremmo occuparci un po' più spesso di Infatti. noi stessi. Quindi ti aspetto quando si potrà, ovviamente, purtroppo adesso è così, però prima o poi si tornerà anche a poter fare le cose dal vivo. Sì, lo spero anch'io tanto, sì, E non vedo l'ora. comunque li pratichi comunque tu, Daniele, quindi se uno volesse fare un massaggio può sempre chiamarti, voglio dire, no? È una cosa che fai. Sì, io sto continuando a lavorare, lavoro, se posso fare un po' di pubblicità, ecco, Certo, lavoro mancherebbe. sia in un piccolo studietto che si trova vicino a Porta Santo Stefano, e poi lavoro anche con la massoterapia, che poi integro un pochino anche con la biodinamica craniosacrale, presso lo studio Therapeuticum del dottor Angelo Fierro in via dei Lamponi 5. Quindi ognuno, insomma, può decidere di venirmi a trovare, a visitarmi Certo. per trovare un Io adesso trattamento in uno di questi due posti. ho messo qua la tua mail così, e anche il tuo sito, così se uno vuole cercarti, diciamo, può farlo lì. E poi ovviamente c'è invece il tuo amore più grande, credo che sia lo yoga, no? Sì, questo abbiamo proprio acceso il cuore in questo momento. Lo yoga è per me stato un punto di svolta. Bravo, va bene. A un certo punto della mia vita, proprio tornando da un viaggio in India, da uno dei miei viaggi in India, decisi di iscrivermi a un corso di yoga. Nel 2004, no? Mi sembra che è stato questo. Esatto. E quando io sono ritornato, ho iniziato a sperimentare tanti stili di yoga diversi con diversi insegnanti. Ho studiato un paio d'anni con un insegnante, poi altri 4-5 anni con un altro insegnante, poi provavo anche altri stili, perché sentivo che alla fine di ogni lezione di yoga ne uscivo molto più rigenerato. È come se, sai, in quell'ultima posizione, o asana dello yoga, dove si sta sdraiati, e poi ci si rialza. Ecco, io quando mi rialzavo da quella ultima posizione mi sentivo completamente rigenerato nel corpo, nella mente, nello spirito. E quindi da quel momento lì, da quando ho sentito questa sensazione, praticando yoga, Benessere. di benessere, io ho continuato a farlo sempre di più, sempre di più. Ho iniziato facendolo una volta a settimana, poi due, poi tutti i giorni, finché a un certo punto ho proprio iniziato a coltivare il desiderio di prendere il diploma di istruttore. E E sei tornato in India praticamente.
Praticamente, allora, diciamo che sono tornato in India per degli aggiornamenti dopo che avevo già preso il diploma di istruttore, perché non si finisce mai È di vero. imparare, no? E adesso sono sia un istruttore, ma anche formatore, quindi facciamo anche formazione su Bologna per chi desidera diventare a sua volta un istruttore di yoga. Bello. E devo dire che questo è molto, è un altro livello, no? Di vivere l'esperienza dello yoga, perché condividerlo con degli studenti che hanno veramente il desiderio di diventare loro stessi, coloro che un giorno lo ricondivideranno con i propri studenti, è proprio quella bellezza di diffondere, no? Diffondere Ti un. ricordano un po' te quando hai cominciato, poi anche immagino, no? Sì, Quando tantissimo, tantissimo. quell'entusiasmo. Quell'entusiasmo e quell'energia potentissima, perché Esatto. a 20 anni, sai, ha un tipo di energia diversa, a 30 in un altro modo, a 40 in un altro modo, per cui è bello rivedersi attraverso gli A me altri. dispiace perché io ogni tanto ci provo a farlo yoga, ma ovviamente le asana per me sono un po' allucinanti, nel senso che io probabilmente, non so se è un po' tardi o meno, ma poi mi viene l'ansia, comincio a dire ecco, non so fare questo, non so fare quell'altro, mentre invece lo yoga è molto di più, cioè è quasi una meditazione, nel senso che è proprio quando scopri che la mente che si blocca prima del corpo. Esattamente, esattamente, anche lo yoga è una disciplina olistica. Io lo dico Certo. sempre, ritengo che lo yoga sia una disciplina olistica perché è come un cammino, un processo a scalini. Gradualmente si inizia a conoscere il corpo e i suoi limiti, che sono proprio la forza del corpo, sono i propri limiti, perché conoscendo i propri limiti diventiamo più forti. È Quando noi vero. vediamo una cosa che è anche un dolore, facciamo un esempio molto semplice, ma quando ci punge un'ape, che cosa succede? Che il corpo provoca, sentiamo un dolore forte, ma questo è utilissimo perché provoca una reazione che stimola il sistema immunitario e che ci porta alla guarigione da quella puntura di ape. Ho fatto un esempio banale, ma poi riportandolo nel corpo, qualunque nostro limite è la nostra potenzialità. E è una disciplina olistica perché anche con una sessione di yoga si riesce a lavorare su tutte le sfere dell'essere, specialmente Quello della mente, secondo me, con tanto lo quello yoga della moltissimo anche sul piano spirituale, no? Che non tante altre attività, diciamo, che possono portare del benessere, offrono la possibilità anche di esplorare questo campo, no? Il campo della spiritualità, che secondo me oggigiorno va molto ritrovato. Sì. Quindi lo yoga è sicuramente una disciplina che consiglio a tutti perché, essendo una disciplina che va a scalini, ognuno troverà all'interno di questa disciplina il proprio posto. C'è chi vuole farlo per stare meglio fisicamente, c'è chi vuole liberare la mente e quindi sentirsi più rilassato, c'è chi vuole cercare di gestire meglio le proprie emozioni, c'è chi invece cerca proprio un cammino spirituale. E tutto questo lo yoga lo offre come disciplina olistica. Quindi diciamo che ognuno quando viene fa quello che è meglio per sé, in poche parole. Non è che tutti devono fare le asana perfette, che poi c'è anche poi la pratica della respirazione, no? Pranayama, no? Esatto, c'è la pratica della respirazione che lancio un ponte con quello che stavo dicendo prima del trattamento di cranio sacrale che anche svolgo, perché le due cose, queste due discipline hanno tantissime cose in comune e soprattutto il fatto della respirazione che
sia nello yoga tanto quanto nel cranio sacrale ha un'importanza fondamentale. Quando noi ritroviamo il nostro respiro, ritroviamo noi stessi. C'è un yoga sutra che dice quando il respiro si calma, la nostra mente si calma. È vero, è vero. E soprattutto quando pensi al respiro, i pensieri un po' scompaiono, Sì, esatto, stai attento infatti al respiro, non hai modo di tu lo pensare. sai perché avrai praticato sicuramente meditazione, no? Esatto. Meditazioni iniziano sempre quando Col andiamo a imparare respiro. meditazioni con l'osservazione del respiro, che i buddisti chiamano apana respiration, no? Quindi l'osservazione del respiro, proprio perché il respiro è un qualcosa che è un meccanismo così naturale, così spontaneo, che quando noi entriamo in connessione con il nostro respiro, entriamo in connessione con noi stessi. E già iniziare a entrare in connessione con noi stessi è il primo passo per trovare poi quella che è una vera felicità, la vera felicità del sé, no? Che non la troviamo all'esterno, negli oggetti esterni, non è nel mondo esterno la felicità, ma la felicità è dentro di noi. Sembra, si dice sempre, ma quando poi Quando poi lo assapori, diciamo, questa cosa te ne rendi conto, no? No, che comunque non vuol dire che sia una cosa che non Che tutti ci è possono arrivare. Tutti possiamo andare a sperimentare questa vera felicità, questa vera gioia. Io ringrazio tantissimo i maestri spirituali. lo fai online adesso, no? Ovviamente, quindi. Io adesso sto facendo le lezioni individuali dal vivo di Sì. yoga, oltre che i trattamenti, perché dal punto di vista, diciamo, il governo ci permette di fare ancora Attività individuali, sì. sessioni individuali. Mentre per quanto riguarda i lavori di gruppo, quindi le lezioni di yoga di gruppo e il teacher training, cioè quindi il corso di formazione per istruttori yoga, questo al momento è solo in modalità online. E Quindi, se comunque, diciamo uno che ci volesse siamo. iscriversi sempre con la tua mail, giusto? Se uno Sì, volesse. potete andare a visitare il nostro sito, che vedo che Marisa molto gentilmente, abilmente anche, perché non so come tu abbia fatto a fare questa cosa meravigliosa. Passa la scritta sotto con il nostro sito web e potete andare a vedere il No? Tu mandi un link, no? In questo caso. nostro sito. Io mando un link, sì, invio un link dove basta cliccare sul link e si apre la lezione di yoga. Quindi è veramente molto semplice. Poi ne approfitto per dirvi, se volete visitare il nostro sito, c'è una nuova pagina all'interno del sito che ho chiamato Il risveglio della forza, che è un programma che L'ho inizierà il visto, 15 Daniele. febbraio. Hai visto? L'ho visto, molto molto interessante, davvero. Perché ho visto che è un Grazie. percorso poi, no? È un percorso di 4 settimane. Ecco, Un percorso di spiega, quattro dai, settimane. sì. Che ci sto lavorando molto, ci ho lavorato molto perché voglio condividere quello che pratico per portare alle persone, per portarle a risvegliare la propria forza interiore. Bello, molto Sì. interessante. E quindi praticamente dura 4 settimane? Dura 4 settimane, sono quattro temi Ecco. che si affronteranno di settimana in settimana, ogni settimana un tema a partire dal 15 di febbraio. E il primo tema è la libertà. E una volta lavorando con le pratiche di yoga, quindi con yoga asana, quindi le posizioni dello yoga, pranayama, quindi gli esercizi di Respirazione. respirazione, le mudra, che sono i gesti, i sigilli e lo yoga delle mani che lavorano sulla psiche, i Cioè, mantra. cioè.
Beh, questo è un argomento molto ampio, è un argomento Ah, molto ok. ampio, però diciamo perché c'è proprio una scienza delle mudra, che è tutta una branca dello yoga, che ha sviluppato le connessioni tra le dita, che dove ogni dito delle mani rappresenta un elemento dell'universo, che quando vengono posizionati in un certo modo vanno a risvegliare, sbloccare all'interno di noi stessi determinati patterns, cioè determinate vie. Quindi la via del coraggio, la via della forza interiore, la via dell'amore. Si sbloccano proprio attraverso la pratica di questi sigilli che vengono fatti con le mani. Se pensiamo che questo qui che facciamo molto spesso, no? Nello yoga, all'inizio e alla fine, è Anjali Mudra, questo già è un mudra ed è un mudra molto, molto potente perché è un mudra che ci porta a entrare in connessione con il nostro sé prima di iniziare le pratiche e oltretutto da un punto di vista fisico, porta in connessione l'emisfero destro con l'emisfero sinistro. Ah, bene. Così tantissimi altri mudra che andremo a vedere durante queste 4 settimane, insieme poi a appunto esercizi di respirazione, le pratiche un pochino più fisiche, anche i mantra, quindi il potere della voce, quanto è importante la voce, quando cantiamo. Questi mantra, anche questi a livello È energetico, un sono suono che poi ovviamente lo sente tutto il corpo, no? è un suono che vibra, esatto, è un suono che vibra perché sono dei mantra in sanscrito e il sanscrito è una lingua vibratoria, vibrazionale. È una delle lingue che vibra maggiormente all'interno del nostro corpo e quindi le vibrazioni che si diffondono nel nostro corpo vanno comunque a stimolarlo. E tutto questo è suddiviso, appunto, come dicevo, in 4 settimane dove faremo la prima settimana il tema della libertà, la seconda settimana il tema del Del coraggio, coraggio. la terza settimana il tema della guarigione e la quarta ed ultima settimana ispirazione ed intuito. Perché Quindi avevo letto, mi ero informata e c'era scritto appunto che i nostri nemici sono quelli interiori. sì, Quindi, esatto. ovviamente, è vero? Vedi che Sì, bisogna andare esatto. a leggere tutto. Sì, perché così come all'interno c'è la nostra forza interiore, sempre all'interno ci sono le nostre Paura. blocchi, le nostre paure, coloro che ho definito, tra virgolette, nemici, e che però sono utilissimi. Proprio per trascendere questi limiti e superarli, e quindi espandere, la nostra coscienza. Bello, molto interessante, Daniele, questo percorso. Ti ringrazio tanto. Ascolta, Mi Daniele, sei mi ritenuta, spero che parteciperai. Certo, infatti te lo volevo proprio dire. Ti volevo chiedere, di yoga ce n'è di tanti tipi, spiegami un attimo perché, tipo l'hatha Sì, yoga, ci sono quella che tanti tipi pratichi di tu. yoga. Sì, quello che noi pratichiamo e quindi anche insegniamo si chiama Hatha Vinyasa Yoga. Ed è uno yoga che integra l'hatha, quindi lo yoga classico, lo yoga di Patanjali, che si basa poi su quello, lo yoga dell'Ashtanga Yoga, ok? Che Ashta vuol dire 8 in sanscrito, Anga vuol dire rami, quindi 8 rami, perché in questi 8 rami ci sono appunto gli asana, il pranayama, poi ci sono i principi etici e le norme di condotta che si chiamano yama e niyama, e poi ci sono altri 4 rami che sono dei rami che ci portano più verso la meditazione, quindi piani più sottili. E quindi questo è lo yoga classico, no? Che è molto completo come sistema. Vinyasa invece è un
pone proprio l'attenzione sul respiro. Il movimento che facciamo con il corpo è in connessione con il nostro respiro e quindi si studiano delle sequenze molto armoniose dove il corpo si muove insieme al nostro respiro. Ovviamente nelle lezioni di yoga che io svolgo online facciamo sia dei livelli base, sia dei livelli intermedi, sia dei livelli avanzati, per cui chi inizia, diciamo, da zero è benvenuto comunque perché insegno proprio dalle basi tutto quello che c'è da iniziare a capire su questa disciplina. Quindi tu fai delle sessioni diverse, no? Per chi comincia subito e chi invece è Esatto, faccio delle avanti. sessioni diverse con orari diversi durante la settimana. Poi chi è interessato può contattarmi Certo. personalmente sul nostro, tramite email oppure sul nostro sito trovate il mio contatto telefonico. E sì, ci sono tanti stili di yoga per rispondere alla tua domanda, sono veramente tanti. E Ma poi ultimamente. sono tutte derivazioni sempre da quello. In che E modo? sono delle, ci sono degli yoga, degli stili di yoga classici che vengono descritti nei testi antichi, nei testi vedici, già nei testi vedici, e quindi sono degli stili di yoga di cui si parla da molti anni e che si studiano da molti anni, che alcuni sono più improntati sulla meditazione, altri sono sul servizio devozionale, altri c'è lo yoga dell'amore devozionale, quindi parliamo di Bhakti Yoga piuttosto che Karma Yoga, Raja Yoga, ci sono tanti, lo yoga della conoscenza, Jnana Yoga, sono tanti, tanti yoga, tanti stili di yoga classici che poi chi è interessato potrebbe, per esempio, leggere uno dei testi più belli e fondamentali dello yoga, che è il Bhagavad Gita. Così com'è, quindi Bhagavad Gita di Srila Prabhupada, che è un libro fantastico, è un testo fantastico perché ogni capitolo parla di questi stili di yoga di cui parlavo classici. E poi, ovviamente, per quanto riguarda lo yoga moderno, ci siamo sbizzarriti noi esseri umani con la nostra creatività e abbiamo inventato un po' di tutto, Ma tu, non a te tutto, piace questa cosa che magari c'è non tutto mi piace, non tutto. la creatività, oppure ti piace più il puro yoga che hai imparato, ovviamente. Beh, a me piace molto anche la modernità e la creatività dell'essere umano, secondo me è giusto che vada avanti. Ovviamente faccio una selezione, tutto quello che vedo intorno e non tutto mi piace, quello che vedo intorno nello yoga, ma questo è, diciamo, penso che sia normale per ognuno di noi, no? Anche Scegliere. perché magari molti pensano che con lo yoga si annoiano perché stanno lì fermi, c'è chi vuole quello un po' più dinamico, giusto? Almeno Sì, c'è cioè, esatto. Spesso mi viene fatto una proprio noia. mi viene detta questa frase qui che c'è un po' di il sospetto che lo yoga sia Noi, strettamente col cavolo, no, cioè nel senso. no, Ci devi talmente no, fare da fare che altro che a noi. no. Io una cosa bella che dico sempre è questo: non siamo noi che dobbiamo adattarci allo yoga. È lo yoga che si adatta a noi. Noi è vero, perché uno arriva fino a dove può arrivare, no? Poi Dove può magari. arrivare? Se non è detto che dobbiamo andare a fare tutte quelle posizioni, quegli asana Che sarebbe bellissimi. bellissimo, perché cioè, quando le vedo in foto sono stupende, hanno un'armonia che magari tu le saprai fare, immagino, vero Daniele? Dimmi di sì. Ci si lavora a sodo per superare questi limiti.
Ovviamente quello che io dico sempre è che quando una persona si mette a fare yoga, la parte fisica è soltanto una piccola fetta di tutto l'universo dello yoga. Questa è la cosa importante. Però è Per quella cui, che è impressa, Daniele, e questo è il punto. infatti, noi conoscendo questa cosa, lavoriamo molto anche poi. Nella scuola di yoga c'è anche mia moglie, che è Infatti, laureata Teresa, Maria Teresa, sì. scientifica, molto specializzata sulla postura. Quindi lei, quando facciamo anche teacher training, si concentra molto più quello che riguarda l'allineamento del corpo, diciamo, la ricerca un po' della Perfezione, postura. no? Sì, della postura corretta soprattutto, perché ognuno è perfetto così com'è. Certo. Bello, molto, molto interessante. Ascolta Daniele, ma qual è la posizione che ti piace di più? Che riesce meglio, diciamo? Io dico che la posizione più bella di tutte è Padmasana, che è la posizione con le nostre gambe incrociate, perché crea un sigillo molto potente a livello della base del corpo, e questo sigillo potente alla base del corpo è quello che ci permette di attivare dal sacro. Mi piace tantissimo il nome di questo osso, che sale su questa energia lungo la colonna vertebrale per arrivare fino alla corona. E questo qui è una delle posizioni fantastiche perché ci permette innanzitutto di meditare. Sai che inizialmente nello yoga, adesso ci sono non so quante migliaia di posizioni. Ma inizialmente nei testi antichissimi c'erano soltanto una posizione, che era la Davvero? posizione a gambe incrociate. Che noi chiamiamo la posizione del loto? È questo? Posizione del loto, esatto. Infatti, diciamo che la posizione del loto, il fiore di loto, è il fiore che rappresenta lo yoga. Bellissima la metafora, no? Del fiore di loto che ci spinge a superare le difficoltà, a continuare a cercare la luce, come fa questo fiore che nasce dalle profondità delle acque stagnanti, dove c'è molta oscurità, dove ci sono tante difficoltà perché ci sono i pesci che possono andare a mordicchiare la radice, che ci sono tante cose che disturbano, ma lui ha così tanto forte il desiderio di arrivare alla luce che supera tutte queste difficoltà, arriva fino a sopra la superficie dell'acqua e rimane sopra l'acqua, un po' staccato dall'acqua, Bellissimo, e riceve la luce. Quindi è molto bella come metafora. senti, Flavia ti chiede ti fa una domanda: come attivare l'energia Kundalini? Dunque, l'energia Kundalini, c'è tutta uno studio sul Kundalini, c'è proprio Kundalini Yoga, di cui io non sono un esperto di Kundalini Yoga perché è proprio un altro genere di yoga. Ah, Però, ok. per quello che io so, esistono delle tecniche che gli insegnanti di Kundalini Yoga utilizzano molto per accendere Kundalini, che è rappresentato da un serpente di energia dormiente alla base della nostra colonna vertebrale Risvegliamo. che si risveglia attraverso delle meditazioni, dei mantra, appunto, che sono questi suoni sacri e degli esercizi anche quindi di asana in combinazione con i mantra. Quindi si fanno degli esercizi fisici, ma in combinazione con questi mantra. Quindi è una cosa a sé dallo yoga, cioè è una cosa particolare che si fa in un altro modo, insomma. Beh, diciamo che più che
Sì, e c'è proprio lo yoga Kundalini che si dedica Solo quello. principalmente a questo. Sicuramente attraverso la nostra pratica di yoga si attiviamo anche noi Kundalini, questa energia dormiente alla base della colonna, perché uno degli obiettivi quando siamo già in una pratica di yoga da un po' di tempo, no? Quindi quando si pratica yoga già da un po' di tempo, si può iniziare a entrare in connessione con il nostro corpo energetico, perché lungo la colonna vertebrale sono posizionati questi centri energetici, cosiddetti chakra in sanscrito, che quando Kundalini si accende, appunto grazie agli asana, grazie al canto dei mantra e alle meditazioni, Kundalini inizia a risalire lungo il canale centrale della nostra linea mediana, al centro del corpo, e accende i nostri centri energetici. Accendendo i nostri centri energetici si accende la nostra coscienza. E accendendosi la nostra coscienza diventiamo persone felici e gioiose. Ah, ok. Bello. Che non deve essere però la cosa più semplice del mondo, vero Daniele? Guarda, secondo me Marisa è più semplice di quello che pensiamo. Se noi diciamo abbiamo spesso sono i nostri limiti che ci impediscono di vedere, no? Quello che in realtà è proprio molto semplice. Però noi stessi ci autoimponiamo dei limiti, che poi forse ce li mettiamo apposta per poi poterli superare. È vero, perché io ricordo quando ho cominciato a fare i miei percorsi, la prima cosa che avevo osservato era come la mia mente bloccasse il mio corpo ancora prima. Cioè, hai capito? Quindi mi ricordo che magari facevo delle passeggiate, appena sapevo che erano, non so, 5 km, ecco, sono già stanca. Ma in effetti io non sentivo assolutamente la stanchezza, era proprio una cosa mentale la mia. Quindi da lì ho cominciato a notare sempre di più questo blocco che la mente fa sul corpo poi. E quindi, insomma, è interessante, voglio dire, questa cosa. Anche se trovo che ci sono persone che sono sicuramente più portate per le discipline sul corpo di altre. Oppure è una mia. Secondo te, Credo Daniele? che ognuno di noi, indipendentemente dal corpo che ha, può veramente iniziare un percorso completo nello yoga, dico, sia dal punto di vista fisico, come dicevo all'inizio, olistico, è un percorso olistico, perché è fisico, è mentale, lavora nel campo delle emozioni, dal punto di vista spirituale. E non può e non deve essere un limite il nostro corpo. Perché prima di tutto, come dicono i maestri spirituali, noi non siamo tanto un corpo che ha dentro un'anima, ma siamo un'anima che sta facendo un'esperienza dentro un corpo. Sì, è proprio Noi così. questo siamo. Quindi possiamo fare esperienza proprio con il corpo, giustamente, Possiamo no? fare esperienza con il corpo, qualunque corpo abbiamo. Ma sai, vedo ogni tanto delle foto di atleti di yoga che senza gambe, Mamma mia. sai, non è un limite il corpo. Dire, se no mi nascondo perché sì, è vero. Oppure sì, cioè veramente soltanto sono dei limiti che ci sono. Perfetto, perché io dico che comunque quando ci sono dei limiti, sono lì apposta per permetterci di crescere, di evolverci. Basta Quindi accorgersi. sono importanti questi nostri limiti.
Ascolta Daniele, ma le persone quando vengono sono già subito ben disposte oppure cioè, li vedi che magari faticano un po' e come si approcciano allo yoga le persone? Noi stiamo molto, diciamo, attenti a rispettare ognuno, no? Perché sappiamo bene, perché ci siamo passati anche noi, come non sia facile quando ci si approccia per le prime volte a una disciplina nuova, qualunque essa sia. Già è molto, c'è cioè molta gratitudine nei confronti di questa persona che è riuscita a vincere, no, Grazie. l'ostacolo di presentarsi nella nostra scuola di yoga, no, perché comunque anche quello non è scontato. E per cui per noi è molto importante rispettare quelli che sono tutti i vari limiti delle persone e anche varie personalità, no? Perché comunque ognuno ha la sua personalità. Poi la persona può sentire dopo qualche lezione di yoga se quello è il percorso che Giusto vuole per continuare a fare oppure se ha fatto un'esperienza, ha provato, ma probabilmente in questo momento della vita ha bisogno di altro. essere. Sì, ascolta Daniele, voi avete aperto una scuola che è qua a Bologna. Noi abbiamo una scuola di yoga che stiamo adesso passando, stiamo facendo il passaggio in un'altra sede. Siamo stati fino praticamente a poco tempo fa in via Marsala, in centro. Sì, e adesso. Adesso ci stiamo spostando in una nuova sede che attualmente si trova vicino a Porta Santo Stefano. E poi comunque appena potremo, diciamo, dichiarare ufficialmente l'indirizzo, saremo i primi a dirvelo, perché adesso non è possibile. Però, appunto, se qualcuno, Quindi è una sede più grande, praticamente. nonostante le limitazioni che ci vengono imposte, al momento, su cui ci potrà essere chi è d'accordo, chi non lo è, noi attualmente stiamo comunque continuando a fare le lezioni di yoga individuali, sempre lì vicino a Porta Santo Stefano e le nostre attività a livello individuale. Quindi siete una alla volta, siete tutti benvenuti. Perfetto, bene, bene Daniele. Quindi se uno vuole ti può scrivere e lì c'è la mail, può andare a vedere nel tuo sito dove parla ampiamente della scuola, di quello che fate, dei percorsi che ci hai detto prima. Poi ovviamente io mi auguro che appunto anche noi possiamo riaprire perché dopo vorrei che torni di nuovo nella serata dove facciamo trattamenti olistici, così magari sarò la prima a infilarmi sul lettino. Questa volta il primo appuntamento è il tuo. Esatto, me l'hai promesso, quindi non dimenticare. Promesso. Va bene? Bene, Daniele, io ti ringrazio veramente tantissimo. Ci hai dato delle belle spiegazioni e mi hai fatto venire voglia di fare yoga, quindi guarda, è tutto. Oh, ecco, questa è una bellissima notizia. Ci ho provato un sacco di volte, devo dire, però sono un po' così, un po' sono pigra, un po'. Ma chissà che non me la riesci a far passare questa cosa. Ecco. Volentieri, volentieri. Quindi ti saluta tanto Concetta che ti ha scritto bravo Daniele. Oh, grazie. Ciao, Concetta. Salutiamo, diciamo, le persone che sono collegate e salutiamo ovviamente anche quelle che vedranno in differita, perché molti poi Daniele la guardano in differita, perché sai, magari alle 8:30 non tutti sono liberi di stare qui in diretta. E quindi Certo, salutiamo allora tutti quelli buonasera. che si collegheranno dopo. Quindi io ti mando una bracciatona, facciamo questa mossa qua che mi hai detto che è molto utile, vero? Ci Sì, salutiamo diciamo così. stasera. Grazie di tutto. Namaste. Namaste.
Grazie di tutto e buona serata a tutti. A presto. Ciao Daniele. Ciao, grazie a tutti, buona serata. Ho sentito prima che piangeva al tuo Sì, cucciolo. non eravamo soli, c'è cioè, di là il Ma bambino. va bene, ciao, Ciao. grazie, grazie a tutti, ciao, buona serata, ciao.